prossimo 23 giugno sarà il nuovo termine di scadenza per due bandi del Fondo Sociale Europeo destinati alla formazione professionale continua all'interno delle imprese. Il primo bando riguarda la possibilità per le imprese e per i lavoratori autonomi di richiedere un finanziamento per gli interventi formativi individualizzati a catalogo. Per interventi a catalogo si intendono quelle attività formative realizzate da soggetti pubblici o privati e reperibili attraverso cataloghi o calendari di attività. I destinatari degli interventi formativi finanziati dal primo bando sono i lavoratori occupati di imprese pubbliche o private o in unità locali operanti in Valle d'Aosta, i lavoratori occupati in associazioni di categoria, i lavoratori autonomi e titolari di imprese. Inoltre il bando si rivolge agli operatori di cooperative, ai lavoratori occupati con contratto a termine e lavoratori stagionali. Il secondo bando finanzia il sostegno delle continuità lavorative e della qualificazione dei lavoratori autonomi e dei soggetti impegnati in percorsi di autoimprenditorialità. La formazione specialistica, la definizione e l'implementazione di modalità stabili di programmazione e attuazione della formazione continua. Inoltre sono finanziate la formazione per l'aggiornamento delle qualifiche, l'acquisizione di nuove competenze, l'innovazione dei modelli organizzativi, il sostegno alla mobilità del lavoro e lo sviluppo delle carriere professionali. La presentazione delle richieste di finanziamento e la stesura del progetto per entrambi i bandi vanno effettuate online tramite formulario predisposto e disponibile nella sezione lavoro del sito dell'amministrazione regionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0165 27 56 11 oppure in email assistenzatecnica@regione.vda.it. Sotto la lente questa settimana è stato recentemente approvato il piano di intervento per l'attuazione dei progetti a favore dei giovani per il 2011 dal titolo Giovani in moto. Il bando di finanziamento individua tre aree tematiche a cui i giovani dovranno fare riferimento: appartenenza alla comunità locale nell'ottica di promuovere il proprio contesto territoriale, l'intergenerazionalità e progetti relativi ad eventi, manifestazioni, iniziative legate all'ambito culturale, espressivo, sportivo e sociale. Possono presentare progetti giovani fra i 14 e i 29 anni. I soggetti titolari della progettazione sono gruppi informali di giovani. I gruppi dovranno essere composti da un minimo di 4 giovani di età compresa fra i 14 e i 29 anni, di cui almeno uno maggiorenne, in qualità di responsabile del progetto, ed essere composti esclusivamente da giovani residenti in valle. I progetti vanno presentati al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali in via Detiglie 30 ad Aosta e non oltre il 15 luglio 2011. Il contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari a 5.000 euro. E ricordiamo i lettori di Obiettivo Lavoro News che potranno trovare copie della rivista presso l'Agenzia Regionale del Lavoro, ai centri per l'impiego di Aosta Morgé e Verres, all'ufficio Relazioni con il Pubblico a Palazzo Regionale e presso le biblioteche del territorio. Inoltre è possibile ricevere la rivista in posta elettronica iscrivendosi alla newsletter a partire dal sito www.regione.vda.it alla voce lavoro.